Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Passa il tempo, ma l'ossessione di Roberto Saviano, lo scrittore, per Matteo Salvini, il capo della Lega, rimane assolutamente intatto, inscalfibile. E così Saviano torna a parlare di migranti clandestini, additando Salvini come colui che ostacola l'accoglienza. E lo accusa di non essere praticamente un vero cristiano. Prima lo aveva accusato di aver organizzato uno show a Catania durante il processo, l'udienza poi rinviata del processo Gregoretti, quella che dal 3 ottobre viene rinviata al 20 di novembre, chiedendo poi di ascoltare anche mezzo governo. E così lo scrittore è un ufficiale giudicante. Matteo Salvini ha più volte fatto vedere, mostrato la sua fede cattolica, mostrando spesso il rosario in pubblico, per questo è stato anche criticato. E Saviano è andato a scovare proprio una recente foto dell'ex ministro degli interni in un suo post e dice questo: non può dirsi cristiano chi ha ostacolato l'accoglienza, chi chiama invasori i disperati. Mi fermo un secondo. Invasori è un termine che viene indicato nel gergo giuridico. Chi entra in Italia senza documenti è un invasore. E vi ricordo quando si parlava delle intercettazioni telefoniche di Palamara, del giudice, i magistrati si scrivevano dicendo: Matteo Salvini ferma gli invasori. Gli invasori sono i migranti clandestini, chi entra in Italia senza documenti, senza permessi, senza credenziali. Quindi quando Matteo Salvini parla di invasori, è proprio un termine giuridico, non è un termine altisonante per far vedere chissà che cosa. Poi non può dirsi cristiano chi ha ostacolato l'accoglienza. Matteo Salvini non ha ostacolato nessuna accoglienza. Matteo Salvini, come ministro dell'Interno, è pagato per rendere integri e tenere integri i confini italiani. I suoi accusatori hanno parlato di che lui, il Ministero dell'Interno non può difendere i confini. Cosa significa difendere i confini? I confini vengono difesi dalle forze armate e invece no. Chi c'è alla frontiera quando prendete un aereo? Ci sono le forze armate o ci sono la polizia di frontiera? Quindi è la polizia di Stato, che dipende dal Ministero dell'Interno, che è incaricata di sorvegliare i confini italiani. Poi Saviano dice: chi è populista non può riconoscersi nei valori cristiani. Anche questa è una assoluta fesseria, no? Ad esempio, i 5 Stelle, che sono definiti dei populisti, non possono definirsi cristiani perché non sono. Beh, da qui si vede come quest'uomo di sinistra pensa che il cristiano esista solo a sinistra, perché se non sei di sinistra non puoi essere cristiano, no? Vabbè, e così l'autore di Gomorra posta la foto di Salvini circondato da croci, e beh, scatena delle polemiche, le sue dichiarazioni che io vi ho smontato pezzo per pezzo. Molti ricordano a Saviano che non è compito suo né di altri ergersi a giudice, soprattutto quando si parla di temi religiosi. Soprattutto sul populista che non può essere un cristiano, offendendo tanti italiani che vengono incasellati in questa brutta definizione populista, sovranista. Sembrano delle definizioni insultanti. E mi chiedo come mai i ben pensanti o il politicamente corretto ancora non abbia detto niente su sovranista e populista. Beh, quello vengono utilizzati per definire
quelli che sono a destra, quindi sono solo di destra, chi se ne frega, no? Ok, e così, caro Saviano, scrive qualcuno, tu che predichi accoglienza, quanti ne hai a casa di quelli che sono sbarcati finora? Dovresti averne almeno un centinaio con tutte le critiche che muovi verso gli altri, altrimenti sei tutta fuffa. Rispondimi, grazie. Ma naturalmente non ha ricevuto nessuna risposta. E un altro scrive: non può dirsi cristiano chi punta il dito solo contro e contro chi non è della propria idea politica, parlando di migranti. Ogni governo ha attuato lo stesso trattamento. Un po' assurdo citare solo lui, che dice, naturalmente, non dice nulla. Non può chiamarsi cristiano chi si è arricchito infangando Napoli o chi appoggia la tratta dei disperati da parte di ONG e società criminali. Che ipocrita! Quindi qui c'è anche chi gli dice: beh, magari cristiano non sei tu, visto che appoggi la tratta di disperati. Mentre qualche giorno fa Saviano, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio, ha accusato Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, di essere un fabbricatore di menzogne e di volersi sostituire alla scienza. Dice: stasera, a Che tempo che fa, racconterò come Donald Trump sia stato il più grande diffusore di menzogne sul Covid-19 e cercheremo di rispondere alla domanda: perché non crediamo più alla scienza? Ha scritto sui social Saviano, che si è poi lanciato in un'analisi critica sulla gestione dell'emergenza da parte degli Stati Uniti. Che sia forse il più grande ballista della storia Donald Trump, io non sono molto ferrato in politica degli Stati Uniti. Ogni tanto qualche notizia, ma dicono che sia un menzognere in serie, un serial ballista. Probabilmente lo è. Probabilmente un fabbricatore di balle su scala mondiale. Perché non crediamo alla scienza, caro Roberto Saviano? C'è una parte degli italiani che non crede alla scienza per profonda ignoranza. Il fatto è che adesso anche le persone profondamente ignoranti e presuntuose possono scrivere sui social, commentare, possono riunirsi in manifestazioni, eccetera, eccetera. Questa è la realtà. C'erano anche prima. Ci sono anche adesso e ci saranno sempre quelli che non credono alla scienza, che parlano di complotti, solo che adesso hanno il megafono di internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Teleitalia, in Instagram e nell'altro canale che si chiama Teleitalia, Seconda Rete. Grazie e arrivederci.